col video i prodotti finiti del mese di aprile. Allora, siccome non ci sono prodotti solo di cosmetica, roba da bagno, eccetera, perché più che altro sono saponi, ho deciso di inserire anche due prodotti che mi sono piaciuti, che non c'entrano niente, che uno è alimentare, anzi bevereccio, e l'altro è da Desperate Housewives, da casalinga disperata, perché così mi piaceva. E allora incominciamo. Una cosa che vi voglio dire, che è molto buona, che ho finito, abbiamo apprezzato, devo assolutamente ricomprare, che l'avevo trovato in offerta all'Esselunga a 1 euro, era un litro mi sembra, in genere sono quelli da 2. Comunque, succo di frutta della Bravo ai frutti di bosco, è un litro, sì. Perché ve lo segnalo? Perché non ci sono dentro, praticamente non c'è zucchero né niente, per cui anche per chi soffre di diabete o perché comunque chi è sotto regime dietetico va benissimo, perché c'è dentro un succo di multifrutta concentrato con acqua, succo di mela, uva rossa, aronia, ribes nero, bacca di sambuco, fragola, lampone, mirtillo e mora. E poi c'è lo zucchero, un pochino però, è proprio poco. L'acido citrico, delle vitamine, c'è la tiamina, riboflavina, B6, C, E, biotina, calcio, D, pantolenato, niacina. E questo niente, ve lo consiglio, io l'ho allungato con l'acqua, pure la mattina con la polvere di maca e la polvere di acai, le mischiavo insieme. E io non, sì, l'ho bevuto quasi per più diluito perché è veramente concentrato, per cui insomma, ripeto, di zucchero ce n'è davvero una quantità minima, per cui questo ve lo consiglio e lo ricomprerò. Sì, perché così vi do anche dei consigli di quello che penso. Un'altra cosa, questa è della alla Desperate Housewife, è l'ammorbidente. Questa qui era una confezione di quelle eco ricarica, maxi formato risparmio, l'avevo trovata alla Bennett in questa confezione di plastica, e avevo tenuto la bottiglia di un altro ammorbidente che avevo finito, al 70% di meno di plastica, con le proteine del grano che rinnova le fibre, e aveva un profumo di vaniglia buono, lo sto usando tuttora perché buonissimo, perché ripeto, ne ho fatte due volte, ho riempito il flacone. Questo è 1500 ml, quindi 1,5 litri, sono 60 lavaggi più o meno, poi io a volte ne metto un po' di meno, e questo è veramente buono, ve lo consiglio. Poi della Dove, allora, questa l'avevo comprata ad agosto del 2015, quindi l'estate scorsa, perché ero andata al mare e non avevo avuto tempo, non mi ricordo che cavolo era successo, forse stavo finendo, ah no, avevo una confezione di quelle che avevo paura che mi si aprisse di crema idratante, e poi avevo dietro il dopo sole, ho detto ma sì, una crema idratante per il corpo la compro là. Poi alla fine c'era un supermercatino delle balle, l'unica meno peggio che ho trovato era questa, finalmente l'ho finita, non l'ho usata ovviamente sempre, nel senso l'ho usata tanto là in vacanza perché poi c'eravamo scottati, per cui creme a gogo su creme. Devo dire che comunque è abbastanza buona, era abbastanza, questa è nutriente al latte, antisecchezza, morbidezza a lungo per la pelle secca. Ed erano 250 ml. La ricomprerei sempre in situazioni di emergenza, nel senso se proprio non trovo quella, io in genere uso la Caloderma, la crema, adesso non mi ricordo se è la mandorla, comunque io in genere uso quel flaconcione grosso della Caloderma che si trova tranquillamente al supermercato, non l'ho trovata, ho detto vabbè, prendiamo questa, meglio della Nivea insomma. E vabbè, la ricomprerei sì in situazioni di emergenza. Poi per il lavaggio della mano in cucina avevo comprato questo, anche questo è un economy pack igiene plus, io uso tantissimo il sapone per le mani in cucina, davvero tanto, me ne lavo ogni 5 secondi, per cui un bel flaconcione
anche igienizzante, quindi per togliere anche gli odori, era mezzo litro, a me è piaciuto. Questo sì, se lo ricordo, e poi era in offerta, sicuro, perché io queste cose qua io vado a offerte in genere. Detergente liquido per le mani arricchito con un agente idratante. Contiene estratto di propoli, un ingrediente naturale con proprietà, che è un ingrediente naturale con proprietà antibatteriche. Quindi, vabbè, ovviamente qui ci sta, sì, c'è SLS, c'è un po' di tutto, insomma, non è proprio che abbia un inci così buono, però sti cazzi, andava bene in cucina. Molto, veramente ok. Poi, sempre di saponi. Questo qua è quello che uso in bagno, della Mater Natura, è un detergente delicato all'Achillea per viso e corpo. Vegan, ok, certificato ICEA, Mater Natura è buonissima. Aiuta a normalizzare i problemi della pelle, applicare come un normale sapone e sciacquare per uso frequente. Avvertenze, prodotto dermocosmetico per uso esterno. Applicare solo su cute integre, evitare il contatto con gli occhi, tenere fuori dalla portata dei bambini, non esporre alla luce, tenere a temperatura ambiente. Allora, queste sono sempre mezzo litro. Lo faccio vedere bene. Questo è un sapone che io compro molto spesso perché su Dalani in genere ogni tot mesi fanno delle offerte con i prodotti Mater Natura. Per cui che ne so, ci sono due prodotti al prezzo di uno, tre prodotti al prezzo di uno e io in genere compro sempre il detergente delicato, quindi che uso per lavarmi le mani, le ascelle, il viso non me lo lavo con questo sapone assolutamente, però insomma diciamo per il bagno quando ci si lava pezzi. E poi in genere compro sempre il detergente intimo, lo shampoo e il balsamo della Mater Natura. Se siete iscritte su Dalani, come si dice, state all'occhio perché queste sono offerte veramente buone, perché comunque sono prodotti bio, made in Italy e hanno un certo costo, certo, rispetto al palmolive. Assolutamente, l'avevo detto che questo era palmolive. No, infatti questo in bagno va bene per la pelle secca che io ho, tra l'altro va bene per le ascelle, va benissimissimo. Io non l'ho mai provato, però ho da usare su tutto il corpo, comunque veramente delicato. Lo ricomprerei, sì, come sto sempre facendo. Adesso sto usando il Dottor Tuffi, visto che ho finito questo. Poi, micro dentifricio che avevo trovato sulla My Beauty Box, aperto, al contrario ovviamente, Regenerate. L'avevo trovato sulla Beauty Box arrivata a marzo. Allora, mi è piaciuto come tutte le proprietà che ci sono scritte. Mi è durato 2 settimane. Sì. Dice che rimineralizza, insomma, li sistema. Era proprio una pappa. Vabbè, al limite, guardatevi il mio spacchettamento. Si chiama My Beauty Box. Credo ho messo aprile perché non capisco mai se quella che ti arriva è quella del mese o quella del mese dopo. Per cui ho scritto aprile. La trovate in uno dei miei ultimi video, insomma. Se volete capire di cosa si tratta. Non lo ricomprerei perché ho visto che una confezione normale, questa ovviamente era una prova, un campioncino, una confezione normale di questo dentifricio costa sui quasi 14 euro. Per cui mi sembra proprio esagerato. C'era un periodo che avevo dei problemi, avevo tante afte in bocca per il via del diabete, eccetera. E compravo un dentifricio ayurvedico e già mi sembrava di spendere un'ira di Dio per un dentifricio. Spendere il doppio per questo, quanto possa essere buono. No, comunque è della Unilever alla fine, non è che. No, non lo ricomprerei, però. È un buon dentifricio, assolutamente. Poi, ti ho finito di Dottor Tuffi. Anche questa è stata aperta. Non è completamente pulita perché non ci sono riuscita, però vabbè. Anche perché l'ho tagliata troppo in su. È la Plus & Up Seno, azione forte contro gli inestetismi del seno e décolleté. Allora, triplo effetto, modellante, rimpolpante, push-up. Dunque, diciamo che usato in sinergia con i patch che poi vi farò vedere, dai 30 anni in su,
quando la forza di gravità un pochino mi fa sentire, allora non è che ti fa crescere le tette, però ha un effetto effettivamente tensore, ok? Per cui se applicata questa tutte le mattine, e bisognerebbe fare i patch tutte le sere, effettivamente, soprattutto sotto ciclo, c'è un effetto rimpolpante, tensore più che altro, un pochino lievemente di tensore, che crescano le tette, quello insomma, a meno che non abbiate ancora 13 anni, vabbè, la natura fa il suo corso fino a quasi 16, a me a 12 mi sono cresciute, quelle sono rimaste più o meno, e se no andate dal chirurgo. Comunque diciamo che è una buona crema, ripeto, però deve essere usata frequentemente, o usata mattina e sera questa e poi patch. Siccome ce ne sono dentro, mi sembra 5 o 6, li metti, che ne so, una volta a settimana. L'ideale, no, sono 7. L'ideale comunque sarebbe mettere, proprio comprare 4 confezioni di patch, fare tutte le sere il patch e tutte le mattine questa, e poi comunque rimane molto idratata la pelle, il che non fa male. Ripeto, cioè io non, modellante, rimodellante, insomma, la mia forma è quella, non è che cambia, rimpolpante, e sì, l'effetto tensore, cioè bisogna essere veramente molto, come si dice, costanti. Questa anche non è testata sugli animali, è del dottor Taffi, Natural Bioagri, vabbè, tutte le cose del dottor Taffi anche lì, insomma. Ah, perché c'è l'acido ialuronico a 3 pesi molecolari anche, ecco. La ricomprerei, l'ho già ricomprata, per cui sto solo aspettando che si riforniscano di nuovo i patch, perché ne ho tipo 2, ve li sto tenendo lì perché non si sa mai di che. Comunque, se avete 20 anni non vi serve, ragazze, cioè nel senso. Poi la lotion micellaire bio aloe floral de bleu bio all'aloe vera bio della Avril, questo è mezzo litro. Allora, quest'acqua micellare qua non costava tantissimo, mi sembra, anche se è coperto tutto. A me non è piaciuta perché si appiccica, tu la passi su e poi la devi risciacquare, perché sennò c'è il viso che ti fa, non mi piace, non la ricomprerei, non ve la... Secondo me ci sono altri prodotti molto più validi. Il profumo era buono e anche meno costosi. Poi, per ultimo, ma non ultimo, l'ho usato per 6 mesi. L'avevo comprato con uno sconto che avevo su Marianneau, credo, le profumerie Marianneau o Douglas, una delle due, perdonatemi, non mi ricordo. No, dicembre, gennaio, febbraio, marzo, presti 5 mesi, è praticamente finito, ed è il mascara di Guerlain Le Cils d'Enfer, Le Ciglia d'Inferno, Cils d'Enfer, mascara 01 Noir, con uno scovolino, non è waterproof, ha uno scovolino normale, vedete, non è né, sono a me questi scovolini qua, quelli ciccioni, troppo non mi piacciono, e manco quelli magri, questi qua medi mi piacciono. Questo ce n'è ancora dentro un pochino, ma l'ho messo nelle cose di finite di aprile, perché oramai siamo agli sgoccioli, purtroppo. E è allungante ed è volumizzante, però secondo me non è di quei volumizzanti che ti si attaccano le ciglia insieme, che a me non piacciono. Per cui questo, secondo, è vero che costa un pochino, però durano anche tanto. Non mi ha fatto venire, io porto le lenti a contatto 16 ore al giorno, penso. Sì. E 16-17 ore al giorno. Per cui, insomma, se il mascara non è più che buono, lo sento. Questo è il...
scusate, ci sono rumori molesti. Queste sono le ciglia che fa, anche se questi sono gli ultimi sgoccioli, nel senso che è quasi finito. Ripeto, allungante giusto, volumizzante ma in maniera giusta, nero, nero giusto, per cui questo io ve lo consiglio. Costa sui, credo, 28 euro, se magari riuscite ad avere qualche promozione spendete anche un po' meno. Un massaggio. E basta, questo è tutto, questo è quanto. E basta, ci vediamo con il prossimo video prossimamente. Oggi sembra una disgraziata, non lo so, vabbè, fa niente. Ci vediamo al prossimo, ciao ciao ciao. Non chiudo i video io, non li chiude nessuno. Non volevo dire vabbè ciao ciao, no, volevo dire fatemi ciao fru. Lei è fru fru, è la bambina della mia mamma, ha preso il mio posto e il posto dei miei fratelli, è una bimba pelosa. Vieni qua, fatti vedere. Vieni qua. Oh signora, guardate, sarebbe un Chinese Crested Dog, in realtà lei non ha la cresta, versione piumino da Cipria, perché quegli altri sono nudi. E lecca, bella. Comunque volevo dire, fatemi sapere se avete provato anche voi qualcosa dei prodotti che vi ho mostrato e cosa ne pensate. E fatemi sapere se vi infuriosisce qualcosa, se avete voglia. C'è Bumi di là che è incazzato nero perché c'è la nemica che gli ha invaso il territorio e gli ha soffiato 800 volte. Va bene, adesso chiudo davvero. Ciao ciao, alla prossima!